a fare capire. Oggi il vostro sindacato, appunto l'UGL, si è recato qui alla provincia di Agrigento per parlare con Eugenio Dorsi, con il presidente, per esporre le problematiche dei contrattisti dell'ASP. Cosa ne è venuto fuori? Sì, il presidente ha avuto molta sensibilità, ci ha convocato a stretto giro di posta dopo una nostra richiesta di incontro, ma già ce l'aveva detto quando noi abbiamo fatto la manifestazione qua sotto, e si è dimostrato disponibilissimo a farci incontrare in brevissimo tempo il presidente della regione Lombardo per rappresentare la situazione dei contrattisti di Agrigento, ma anche di quelli delle altre ASP che sono simili a quelli di Agrigento. Quindi noi siamo soddisfatti di questo incontro, sapevamo che il presidente, che è sensibile alle problematiche dei precari, lo ha dimostrato, quindi anche qua alla provincia lo sta dimostrando, quindi noi siamo contenti di questo e che questa protesta da Agrigento, perché eravamo stati contestati che abbiamo fatto questo sciopero ad Agrigento, invece da Agrigento sta facendo da apripista per sistemare tutta questa vicenda a livello regionale. È un piacere incontrare il segretario dell'UGL e il vice segretario, perché nel loro agire c'è quello che io cerco dalle persone, una corrispondenza di leali sentimenti che, anziché perdersi su articolati argomenti e su tortuose polemiche, tentano veramente a risolvere i problemi della gente. Per cui l'UGL, che si pone proprio in difesa della collettività e in sintesi si pone anche come centro di accoglienza non soltanto delle istanze della gente che sta male, ma anche di chi sta bene e ha necessità di avere giustizia in questo mondo dove purtroppo è più facile mettersi sottoterra che uscire allo scoperto e dire quello che si pensa. E allora, come sono dei delinquenti, sindacalisti?